annullata l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del fondano Antonio Grossi, di 56 anni. Il riesame ha accolto la richiesta dei difensori Giulio Mastrobattista e Atena Agresti in merito all'inchiesta coordinata dalla DDA di Napoli su una presunta associazione finalizzata al traffico, alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e detenzione e porto di armi da guerra. A carico del fondano, detenuto nel carcere di Velletri per altre vicende, non ci sarebbero gravi indizi tali da rendere necessario il provvedimento. Convalidato l'arresto del 27enne beccato nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della tenenza di Fondi venerdì scorso. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era stato sorpreso subito dopo aver ceduto, attraverso la finestra della propria abitazione, una dose di eroina da 0,6 grammi ad un 46enne del luogo. Successive perquisizioni personale e domiciliare avevano consentito di rinvenire 32 grammi di hashish, 28 grammi circa di marijuana, 15 di cocaina, la somma in contante di 1.060 euro provento dell'attività di spaccio, materiale vario per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. 40 anni fa, nel 1978, nasceva l'associazione Pro Loco Fondi. L'idea e l'attuazione avvenne grazie al fondatore padre Alessio Falanga, per tanti anni parroco della parrocchia di San Francesco d'Assisi di Fondi e promotore di numerose altre iniziative in favore della città di Fondi e dei fondani. Costituita il 20 marzo 1978, quest'anno la Pro Loco festeggia quindi il suo 40esimo anniversario. È tra le più longeve della provincia di Latina. Fare Verde Fondi e Monte San Biagio hanno lanciato il mese della raccolta alimentare per piccoli amici, un'iniziativa che ci accompagnerà fino al prossimo 31 marzo. Una raccolta alimentare da devolvere interamente a strutture che si occupano quotidianamente dei cani e che hanno bisogno di sostegno. Si può partecipare alla raccolta acquistando generi alimentari per cani e gatti e donandoli all'associazione, che si occuperà immediatamente di distribuire il tutto. Per informazioni e adesioni potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica fareverdefondi@gmail.com. Un colpo di testa di Alfa Gemme regala 3 punti alla casertana, che batte la Racing Fondi nel posticipo di lunedì sera, valido per la 30ª giornata del campionato di calcio di Serie C Girone C. I rossoblù di mister Sanderra, dunque, tornano a mani vuote dalla trasferta campana e sono ancora penultimi. La vittoria di Andria rischia di essere solo un'isolata parentesi. È necessario trovare subito un cambio di rotta per cercare di recuperare posizioni in classifica. Primo punto nella pole promozione per l'HC Banca Popolare di Fondi. I rossoblù infatti tornano dalla trasferta di Padova con un pareggio e con una bella prestazione che fa ben sperare per il prosieguo della fase di post-season. Il risultato finale di 22 pari è figlio di una bella serata di pallamano, messa tuttavia in discussione da una conduzione di gara molto dubbia da parte della coppia arbitrale, soprattutto dalle condizioni del parquet del Pala Farfalle. La migliore notizia è che la classifica dell'HC Fondi finalmente e meritatamente inizia a muoversi.